Improvvisamente, verso le 4 del mattino, mentre entri al Q, la discoteca più cara e più grande dell'isola, ti puoi rendere conto di potercela fare, anche senza le polverine che qui vengono smistate a ogni angolo. L'ecstasy, un concentrato di anfetamine che dovrebbe farti sentire il partner e la notte come gocce di rugiada sulla pelle. E la mesca, niente a che vedere con la mescalina, non allucinogena, ma ancora un eccitante per reggere queste notti ibizenche che sembrano non finire più. Così, mentre ritrovi Tracy Spencer e Sandy Martin e Claudio Cecchetto dietro le quinte del palcoscenico eretto sulla piscina per l'elezione di Mr. Q87, hai la certezza che anche tu, con un paio di birre in corpo, non polveri, non cocaina, non anfetamine, non canne, anche tu puoi finalmente andare al Glory's, la disco che apre i battenti alle 6 del mattino per chiuderli soltanto a mezzogiorno. Il Glory's è l'ultima novità di questa lunga estate 1987. Sull'esempio dei locali di Valencia e della movida madrilena, sceglie l'alba come orario di apertura delle danze. L'effetto è grandioso. All'interno ancora i ritmi della notte, il buio, il fumo delle sigarette, le danze ormai scomposte e sfrenate. Fuori, sul grande patio, profumo di caffè, odore di croissant freschi e la luce del nuovo giorno che inesorabile trascolora le pettinature, gli abbigliamenti, i visi ormai sofferenti per la maratona. La miscela di notte e di giorno produce sul corpo, sugli organi, negli occhi e nel cervello la sensazione di essere un fantasma. Le orecchie fischiano, assordate dai volumi altissimi che da almeno 5 ore ti martellano. La gola è secca, la lingua impastata. Ti senti uno straccio, ma questo è importante. Uno straccio che ancora riesce ad agitarsi sulla pista e a cambiare i soldi per il caffè. Verso le 8, molli. Raggiungi la tua abitazione sul mare, guardi le gocce di rugiada sull'agave enorme che sta davanti al cancelletto d'ingresso. Sai che solo 2 giorni prima una ragazza è stata assassinata, proprio nella caletta sotto di te, violentata e assassinata. La luce è straordinariamente bianca, tenue, nebbiosa. Ti sciacqui la bocca con l'acqua salata e imbevibile che esce dai rubinetti. Hai caldo, raggiungi il letto e chiudi gli occhi. Una zanzara ti becca sul collo. Solo 5 anni fa, il sogno e l'utopia di una generazione che faceva della vacanza e del tempo libero e della droga una faccenda serissima, si riverberava ancora su tutti quei parei indossati in spiaggia dai nudisti solo per salire al Ciringhei per un'insalata o un frullato di verdura. Si rifletteva nel culto delle camicie e degli straccetti indiani legati al collo, nei sandali di cuoio nero da portare la sera. 5 anni dopo, durante questa mondanissima estate 1987, che qui continua a non finire, tutto è cambiato. I culturisti di Playa d'Embossa e del Coco Loco Bar sono ormai da anni diventati il simbolo fisico del tipo maschile che a Ibiza fa moda
e che ha soppiantato l'ascetica e lisergica magrezza degli hippie. Il Ciringhei non è più una baracchetta di legno e frasche di palme, ma un ristorante con 4-5 ragazzi che servono ai tavoli. Non ci sono più parei e sete indiane, ma soltanto gli ultimissimi costumi da spiaggia degli stilisti amati dai gay di mezzo mondo, come Nikos, Gianni Versace e l'idolo incontrastato Jean-Paul Gaultier. Ma in fondo, a tutto ciò puoi anche essere abituato. Non è molto diverso da Rimini e Riccione. Quello che invece ti coglie di sorpresa è la fauna trend di Ibiza. La fauna modaiola è completamente oltre negli abbigliamenti e soprattutto nelle abitudini. L'effetto complessivo è straordinario e carnevalesco insieme, bello ma anche comico, ironico, divertente. Tutti questi giovani in realtà non sono poi così agiati e snob. La maggior parte lavora nei negozi di abbigliamento e negli atelier dei grandi parrucchieri parigini. Li vedi la notte, così affascinanti, e il giorno dopo li scopri a sparecchiare i tavoli del ristorantino economico. È proprio questo forse il fascino di Ibiza, l'eccesso per tutti, il travestimento notturno, il tira all'alba come stile di vita. E difatti, dal cameriere alla commessa, li trovi poi ben fumati e impasticcati, nella girandola notturna che inizia dal Pacha, dove il ritmo della musica è così assordante, ripetitivo, monotono, da farti muovere anche se non vuoi. Prosegue all'amnesia, disco assai chic, confluisce al coup e termina all'alba nello sfasciume eccitato e intrepido del Gloris. Un intorpidito approccio sessuale, qualche ora di sonno, e poi c'è il lavoro, o al ristorante, o davanti allo specchio, con ago e filo, per un nuovo travestimento. Pier Vittorio Tondelli, Ibiza, 1987.